che non potevo proprio intervenire stasera, problemi vari. Ok, ragazzi, si parte. Io volevo fare, stasera volevamo fare un momento di presentazione anche per chi è nuovo, ma soprattutto andare a riprendere per noi un attimino il nostro cammino, rimettere un attimino anche le idee e anche così un po' gli impegni, rivedere un attimo gli impegni che ci siamo presi quando siamo partiti con questo percorso, in modo da andare a fare una ripartenza che poi lascerò a Claudia quella parte ben strutturata, no? Quindi essere sul pezzo. E vi condivido lo schermo, così facciamo ripassino e per chi è nuovo e a quale faremo come Antonella, che peccato non riusciamo ad avere stasera, e anche altre due persone che stasera non riuscivano, hanno poi tutta la spiegazione. Intanto noi ripassiamo un pelino il tutto. Vi salutano tra l'altro anche Chiara, Luisella, che Chiara appunto è a scuola, quindi stasera non riusciva. E anche Silvia probabilmente non ce l'ha fatta perché abbiamo fatto un po' tardi con gli allenamenti stasera. Abbiamo tante cose, siamo ripartiti con tanto, quindi. Ok, cerco di attivare Mara. lo schermo intero, come già che si fa, attiva. Forse da qua. Presenta, ok. Presenta, così vedete lo schermo? Perfetto. Sì, si vede. Benissimo, vi metto un attimo qua. Metto solo in muto, magari. Se riuscite a mettervi in muto così non sentiamo i rumori e riusciamo a. Ok, allora partiamo con rivedere un attimino quelli che erano gli obiettivi che ci siamo presi quando siamo partiti. Questo è il percorso, la mappa, sapete che alla base ha motivazione proprio nel nome, alimentazione, integrazione, perdita peso e attività fisica. Questi sono, diciamo, gli obiettivi che andiamo a elaborare con la mappa. Quindi un percorso a tappe, perché sapete che ogni 3 mesi più o meno noi facciamo una verifica, anche se è una verifica solo scritta, e poi si ha comunque la possibilità di parlarne con gli operatori e con i consulenti quando volete, per andare a vedere personalmente anche il vostro percorso a che punto è. Vi chiedo solo un secondo scusa perché sento dei rumori e mi distraggono. Chiudo la porta, scusate solo un secondo. Quando inizio a balbettare è perché sono distratta dai suoni esterni. La mappa, quindi percorso tappe, motivazioni, usciamo dalla nostra zona di comfort, l'abbiamo già provato noi che siamo all'interno, abbiamo sperimentato la possibilità di una corretta alimentazione e integrazione. Molti di noi, e stasera effettivamente magari qualcuno di voi può raccontarci l'esperienza, manca Chiara che forse è quella che in questo momento ha avuto i risultati più importanti perché aveva anche un peso importante da perdere. Ci teneva a raccontare la sua esperienza, mi ha detto di farlo. Comunque ha perso in 3 mesi questi 15 kg che le hanno cambiato proprio anche il modo di approcciarsi alla vita, no? Ritrovare quindi il peso che desideri e fare attività fisica in allegria ottenendo risultati. I pilastri sono quattro. Questi li abbiamo già ribaditi un po' a settembre, inizio di settembre, quando abbiamo ripreso. Sono quattro i pilastri che ci guidano. Sono la consapevolezza, corretta nutrizione, attività fisica e integrazione. Consapevolezza, lo facciamo con il counselor. Stasera poi Claudia ci delucidera sul percorso da qui a Natale. Il primo mese di solito abbiamo questi due appuntamenti che ciascuno di voi ha fatto, se qualcuno di voi non l'ha ancora fatto è invitato a procedere. Il secondo mese invece c'è un appuntamento di gruppo e c'è la possibilità di avere il sostegno su Facebook anche.
Ad oggi abbiamo anche inserito WhatsApp perché è più veloce a livello di informazione, poi non tutti riescono ad avere il gruppo Facebook, quindi abbiamo, diciamo, preferito inserire ancora questo elemento nuovo, anche se poi diciamo Facebook crescerà in un altro, ma non svegliamo ancora il tutto adesso, su un altro piano. Il terzo mese abbiamo questo incontro di verifica. E poi si prosegue diciamo ancora una volta al mese con incontri a tema, proprio l'argomento di cui, ecco qua che arriva anche Tina, l'incontro in cui c'è la nostra counselor. Salutiamo solo Tina, se riesce a connettersi, vediamola un po'. Ciao Tina, anche lei senza l'audio. Ciao. Senza audio, ma beh, vedrà di rimettersi a posto. Questa sera abbiamo problemi di audio. Corretta nutrizione, invece, corretta nutrizione abbiamo vabbè, il coach nutrizionale che in questo momento mi vede protagonista, dove nel primo mese abbiamo un colloquio per obiettivi col sostegno settimanale. È una cosa molto semplice, diciamo che è un lavoro semplice, ma che richiede una certa costanza. Quindi non abbiamo voluto mettere nulla di complicato proprio perché quello che ci preme all'interno della mappa è che ciascuno impari a camminare da solo, cioè non è intenzione nostra di essere sempre presente nel discorso nutrizionale, ma piano piano ciascuno impara quelle che sono le regole di base per poter lavorare anche da solo e magari aiutare anche le persone a fianco, magari dare qualche indicazione anche ai familiari. Siamo sempre comunque di supporto, in più c'è anche il discorso della dieta flessibile, le app, le tabelle per chi ha piacere di approcciarsi anche con questo sistema. C'è un sostegno settimanale. Quindi tutte le settimane, voi sapete che ci sono i risultati del lunedì che sono importanti proprio per andare a vedere quelli che sono le nostre evoluzioni di settimana in settimana, ma soprattutto per mantenerci costanti, no, sul pezzo. Abbiamo il discorso della nutrizione, forse voi non sentite i suoni perché non li ho condivisi. Abbiamo avuto per un periodo la Roby tra le pentole che ci ha dato il suo contributo, però in questo momento è fuori uso, nel senso che è molto impegnata, quindi ci ha chiesto un po' di pazienza. Ogni tanto metterà ancora qualche ricettina ed è per questo motivo che noi ci siamo appoggiati anche alla piattaforma che vede in attivo il progetto invece della cucina senza farina, che c'è. Tutti i mercoledì, no, i giovedì, scusate, domani alle 18, dove avete la possibilità di vedere tantissime ricette, proprio brevi, concise, carine, immediate, che uno ha la possibilità anche poi, se non riesce a seguire direttamente il laboratorio in diretta, di andarsi a rivedere. Su Facebook, Nutrition Club. Se non siete ancora iscritti, ma siete su Facebook, avete la possibilità di entrare, mi chiedete il link e vi faccio entrare. Bene, sento della musichina sottofondo. Non so se qualcuno che forse Tina, che adesso disattiviamo l'audio. Brava, ciao Tina, ci senti allora? Ciao. Bene, attività fisica, un altro elemento fondamentale, quindi fa parte di questi pilastri. Tina, stiamo facendo un po' un riassunto di quello che è il percorso della mappa per chi è nuovo ed è un po' il percorso che faremo vedere a chi eventualmente inviterete nei prossimi incontri o se avete piacere che partecipino. Di solito facciamo questa carrellata preliminare. Quindi l'attività fisica, c'è cioè il personal trainer che vi segue, se avete il piacere di avere delle schede personalizzate, con qualcuno stiamo lavorando in effetti sul personale, altri invece si sono poi collegati alla Fitwalking alla Grande, quindi si sono iscritti alle camminate per rimanere in gruppo.
Qualcuno va a camminare da solo, allora lì ha anche le indicazioni personali per la camminata. Si lavora in tonificazione, avete tutti la possibilità di avere la registrazione delle lezioni che facciamo la mattina, ma anche con la piattaforma che vede la protagonista, il laboratorio Cucina Senza Farina ha anche la possibilità di attività fisica. Anche qui basta che me lo diciate, abbiamo la possibilità di inserirvi anche in questi allenamenti, che trovate comunque sempre sul Nutrition Club su Facebook. Quindi chi ancora non è registrato, perché magari non sono stata attenta a farvi l'invito, ditemelo, che così mi metto anche sopra. I video YouTube, quelli li avete sempre. C'è solo questo particolare, che tutti i video che stiamo facendo adesso di mattina saranno solo esclusivamente sul gruppo Link fino a dicembre. Poi qualcuno di questi lo libererò per tutti su YouTube. Per voi non è un problema perché siete sul link, quindi li vedete. Integrazione. Qui abbiamo avuto fino ad oggi anche qui il supporto di Antonella per quanto riguarda il discorso dell'integrazione. Ancora ci sarà per qualche serata un po' più importante, e magari non tutti i mesi. Sono subentrata anch'io e anche qui è subentrata questa nuova piattaforma che ci aiuta e che ci solleva anche da tanti impegni che comunque sono importanti e non sempre, diciamo, troviamo il singolo disponibile. Quindi, avendo a disposizione questa bellissima piattaforma, abbiamo anche il medico che ci supporta col percorso benessere piuttosto che con la chiacchierata con il medico. E quindi ci sembrava molto interessante anche poter avere delle figure un po' più specializzate in materia. Quindi, se avete anche dei dubbi dal punto di vista medico, c'è anche la possibilità di parlare con il dottor Merante, che è a disposizione. Con l'integrazione andremo a vedere gli incontri mensili che ripartiranno da ottobre, un pochino di informazione nello specifico sulla colazione equilibrata, tutta la parte della micronutrizione, le carenze sul discorso anti-age, sul supporto proteico, sistema immunitario, sistema cardiocircolatorio, l'integrazione dal punto di vista sportivo per la pelle, insomma, tantissime cose. Sapete che per quanto riguarda l'integrazione, noi abbiamo scelto di lavorare con il nostro sponsor che è Herbalife Nutrition, molti di voi già lo conoscono, e chi è nuovo avrà modo di conoscere questa azienda a quale noi ci siamo rivolti per fare un lavoro specifico proprio su quella parte che ci viene a mancare solo col cibo naturale, soprattutto per andare ad essere più incisivi sul discorso dell'antietà, che è una cosa che ci interessa da vicino, noi donne, soprattutto che abbiamo superato gli ANTA, e poi in ambito sportivo è fondamentale avere un'integrazione che ci supporta, ma che sia valida. Tra tante aziende, io ho scelto questa perché la conosco da 10 anni ed so che lavora da oltre 40 anni in modo veramente eccezionale, supporta in tutto. Ci sono prodotti che escono tutti gli anni. Adesso abbiamo un grossissimo evento sabato e domenica, dove usciranno altri due prodotti molto interessanti e insomma è sempre all'avanguardia, un'azienda che si mette in gioco e ha le possibilità, avendo anche diciamo un fatturato importante, anche di potersi mettere sempre in gioco con scienziati e con medici a disposizione, cosa che a volte purtroppo le piccole realtà non sono così all'avanguardia, non riescono a farlo, ma per mancanza di fondi. A volte veramente il fatto di avere la possibilità, grazie ai distributori che fanno un bel lavoro sul territorio, c'è la possibilità di avere anche dei fondi in più. Abbiamo a disposizione la piattaforma della mappa che ha, come dicevo prima, il gruppo Facebook e WhatsApp, il discorso di YouTube dove trovate tutti i video per la ginnastica oppure video magari di formazione che facciamo. Ci sono alcuni col counselor. Alcune cose interessanti che abbiamo fatto nel nostro percorso, qualche video che facciamo con la camminata sportiva, eccetera.
Abbiamo visto il blog delle ricette che adesso è supportato dal gruppo Facebook Nutrition Club, i link degli allenamenti, i fit plan, le maratone 10 giorni e la Wellness Week, che sono un elemento che abbiamo aggiunto da poco e che ci supporta, diciamo, per quelle challenge che vogliamo fare, non so, 21 giorni un pochino più decisi, abbiamo questa possibilità di partecipare. Fit plan, maratona 10 giorni, che poi è una maratona a livello nutrizionale, quindi 10 giorni focalizzati su obiettivi e su risultati. Wellness Week, avete la possibilità tutti quanti di entrare, dura una settimana, e diciamo assaporare un po' quello che è la piattaforma, quindi sentire magari il percorso benessere, vedere un attimino in cosa consiste il laboratorio della farina senza cucina. Quindi chi è ancora anche un po' magari così titubante sull'iscrizione immediata, la possibilità di ricevere il regalo della Wellness Week e quindi iniziare già un po' a cogliere quello che potrebbe essere un percorso con la mappa un po' più completo. E poi ovviamente la Fit Walking alla grande, tutte le attività che fa la Fit Walking alla grande sono comunque a disposizione, avete la possibilità di magari approfondire un po' e di scegliere anche qualcosa che può esservi utile, oltre magari, soprattutto per quanto riguarda l'attività fisica, oltre a quello che si mette a disposizione singolarmente per ciascuno di voi con le schede personali. Eventi del mese, c'è una formazione online, come dicevamo, con il counselor e per il discorso integrazione, quindi ci sono di solito questi due momenti mensili dove ci ritroviamo anche per un confronto. Ci sono le camminate di gruppo che ad oggi sono il giovedì, che sono libere a tutti, e avete anche la possibilità di invitare persone che vogliono magari avvicinarsi, che ancora non conoscono il progetto. Si faranno delle gite, se ci lasciano. L'anno scorso non siamo ancora riusciti, cioè l'anno scorso, all'inizio di quest'anno non siamo riusciti a farlo per problema Covid, ma insomma è tutto in evoluzione. Ci sono i momenti MMC che sono anche molto interessanti, perché è tutta una giornata che si vive insieme per fare il punto della situazione, per rimetterci in gioco e per anche, diciamo, il momento di domenica, un momento di ripartenza, di cui ci parlerà poi Claudia più tardi. Percorso, ecco, vi do ancora due indicazioni sui prezzi, così sapete anche cosa dire eventualmente alle persone nuove che magari avete piacere di invitare, anche Antonella che stasera non si è riuscita a collegare. È un percorso personalizzato che va da 3 a 12 mesi, ognuno può scegliere, c'è qualcuno che è stato 3 mesi, ha avuto diciamo la possibilità di lavorare con noi per 3 mesi e poi nell'estate ha preferito fermarsi, è andata bene così. Qualcun altro invece ha piacere di continuare, ha la possibilità di stare comunque 12 mesi. Poi sicuramente a dicembre troveremo delle soluzioni, delle strade per rimanere comunque collegati. C'è un'adesione di 20 euro e più la quota associativa. Diciamo per i nuovissimi, quest'anno adesso da settembre abbiamo aggiunto soltanto la quota associativa della Fit Walking alla grande, che l'anno scorso abbiamo messo tutto insieme a 20 euro, adesso abbiamo dovuto aggiungere questo per poter gestire meglio tutta la piattaforma, dovendo aggiungere anche altre attività, abbiamo dovuto mettere una quota in più, che in teoria dovrebbe essere intorno ai 10 euro, ci sto ancora un attimo ragionando, per avere l'assicurazione. Poi, prossimi appuntamenti, così concludo con questa slide e ci dedichiamo ancora solo 2 minuti al discorso del tesseramento. Giovedì 23 c'è alle 18 la cucina senza farina, ricordatevelo sempre, tutti i giovedì alle 18 cucina senza farina, alle 19 percorso benessere. Sono tutti sullo stesso link, quindi se entri sulla cucina senza farina hai la possibilità anche poi di seguire il percorso benessere senza dover uscire. Questo per chi vuole seguire in diretta, quindi con la videocamera accesa, magari interfacciarsi con le persone che ci sono in diretta. Se invece avete delle difficoltà perché è un orario un po' particolare, magari siete in casa e non riuscite proprio a, potete invece collegarvi in diretta su Facebook, il gruppo Nutrition Club, e lì potete ascoltare, ovviamente, magari potete interagire con messaggini, ma non vi vedono e
E se avete altre, diciamo, avete delle difficoltà, come può capitare a quell'ora, potete ascoltare soprattutto la cucina senza farina, che è sempre molto interessante. E poi ci rimane registrato tutto. Poi venerdì 24.09 ci sarà alle 19 la serata dei riconoscimenti di Herbalife Nutrition. Ve lo dico perché siccome è l'azienda che comunque ci supporta con l'integrazione, può essere anche carino collegarsi. È aperta a tutti perché poi parte un corso di 2 giorni invece indirizzato soltanto ai coach e avete la possibilità però di vedere un po' i riconoscimenti di questa azienda, come lavora e tutto. Quindi alle 7 di sera è un webinar, quindi non c'è bisogno di tenere la telecamera accesa, potete anche guardare. È un evento che si può guardare, mi ricordo quando l'hanno fatto adesso no, settembre, cos'era? A febbraio o marzo che l'abbiamo guardato in famiglia al televisore, perché è un webinar, uno collega il televisore, eventualmente può guardarsi quello anziché guardare il telegiornale, per dire. Questo è quanto. Bene, vi prenderei ancora un minutino, poi lascio la parola a Claudia, per darvi soltanto delucidazione su questo, che mi preme farlo perché anche per voi che siete già da un po' dentro, magari non avete chiarissimo sul discorso del tesseramento. Tutti voi sapete che quando si entra nella mappa, quello che è richiesto è il tesseramento perché ciascuno si possa comprare l'integrazione che può essere utile per il percorso. E quindi è richiesto di diventare cliente privilegiato dell'azienda Herbalife e poi tranquillamente uno si fa gli ordini come vuole, in base anche ai consigli che gli diamo, ovviamente. Ecco, su quello ci tengo a precisare, noi seguiamo sempre nei dettagli la persona, però lasciamo anche libera di fare gli acquisti che vuole fare senza essere sempre lì a sollecitare o obbligare le persone. Per questo riteniamo che la tessera sia il passaggio obbligato. Quello che volevo dirvi, che però stasera volevo solo risottolineare, è che si inizia come cliente privilegiato chiamato bronzo e si ha subito, fin da subito, uno sconto del 22% sui vari prodotti. Però poi e quasi tutti credo siate passati, perché nel giro di poco tempo uno fa 500 punti volume, che sono poi il punto volume è semplicemente una moneta che viene utilizzato a livello mondiale, perché Herbalife è in 95 paesi, quindi i punti volume servono a sostituire la moneta che ci sarebbe in ciascun paese, quindi tutti i prodotti che vengono valutati come punto volume, solo per questo. Quindi una volta che voi avete fatto 500 punti volume, passate al 31% di sconto. Quasi tutti, a parte i nuovissimi che sono entrati, sono già al 31%. Per chi è nuovo, solo per dirvelo che c'è questa possibilità, quindi di passare dal 22 al 31%, quindi uno sconto ulteriormente che avete sul prodotto. Ma c'è anche la possibilità di fare il gold, cioè arrivare al 38%. Questo è un pochino più impegnativo, tra virgolette, nel senso che si devono fare almeno 2.500 punti volume in 12 mesi consecutivi. Però ci tenevo a sottolinearlo, di fare un pochino attenzione perché ho avuto appunto una persona che non gliel'avevo detto, ai tempi non lo dicevo così, non sottolineavo così, lei è arrivata quasi a fare 2.500 punti ma è scaduto l'anno, quindi è passata nell'anno dopo. Cosa succede? Che l'azienda tiene solo 12 mesi, per cui ti cancella sempre il primo mese di acquisto, quindi tu rincorri un po' questo risultato, quindi questo sconto. Quindi cercate, se volete raggiungere lo sconto che poi avrete per sempre del 38%, di farlo 2.500 punti in 12 mesi consecutivi. Solo per sottolinearvelo. Mi fermo un attimino perché chi è già arrivato a questo sconto, ci tenevo a fare anche i complimenti che l'hanno raggiunto. La prima che lo ha raggiunto è stata Sabrina Rosso, che stasera tra l'altro è connessa. Brava Sabrina. Facciamole un applauso, che è vero che lei lo utilizza anche un po' per la famiglia, ma ha raggiunto lo sconto. E la seconda è Silvia, che non c'è stasera, ma ci tenevo a sottolinearlo, che magari poi quando ci vediamo in camminata
facciamo anche un momento di, così, di festicciola per loro che hanno, magari ci sarà qualche piccolo premietto ancora in più per chi ha già raggiunto lo sconto massimo. Quindi per dirvi che c'è questa possibilità. Allora, vi do anche una, vi do ancora questo, forse avete già visto. Questa indicazione che questo mese è partita anche la promozione, per cui chi fa 150 punti volume per 3 mesi consecutivi, che può essere, non so, parto da settembre, faccio 3 mesi fino a novembre, oppure parto da ottobre e faccio fino a dicembre. Quindi fino a dicembre c'è tempo, c'è la possibilità di vincere questa borraccia bellissima, che tra l'altro e 2 litri, quindi uno se la può tenere o portare in giro, che sai che quella è la tua acqua che devi bere con tutte le indicazioni motivazionali. Faccio vedere il video, non metto la musica perché non l'ho condivisa, se no perdo ancora tempo. Quindi, e so che qualcuno di voi è già lì, lì quasi, ci sono 2 o 3 persone che sono già che sono già partite per questa promozione, insomma, possono già ritenersi partite col primo mese. Le ho segnate, Antonella, che stasera non poteva perché ha appena iniziato l'altro lavoro a Torino, quindi non ce la faceva. Federica, complimenti anche a Federica, che è già il primo mese di questo. Di questa qualifica, poi Monica e anche Silvia che non c'è. Quindi bravissime a voi che già avete quasi la borraccia nuova in mano. Ok. Bene, ragazzi, vi do ancora un'ultima solo indicazione. Pronto? Chi è che parla? Ditemi. La borraccia ti arriva a casa? Sì, ve la farò arrivare a casa, se no, se non arriva a casa ce l'ho io e ve le sporgo, se no arriverà a casa. Sì, tranquilla. Ti arriva, per Natale ce l'hai. E poi, regalo di Natale. No, volevo solo dirvi questo ancora, perché così avete tutto chiaro e io sono serena, che ho detto tutto. E che è vero che voi arrivate col cliente privilegiato al 38% di sconto, però è anche vero che c'è la possibilità di arrivare a uno sconto del 50%, bisogna fare un cambio di codice, tra virgolette, nel senso che passi da cliente a distributore. Sostanzialmente non cambia nulla, nel senso che cambia solo il fatto che tu sei, non sei più solo cliente, ma hai la possibilità di, parlando con una persona, di comunicare a un'altra persona. E questa persona di inserirla nella tua, come fosse una, diciamo, un cliente che hai acquisito tu. L'azienda ti dà questa opportunità. Cosa succede? Che così i punti anche di questa persona vengono calcolati con te, quindi tu hai la possibilità di fare un fatturato ovviamente maggiore, di conseguenza l'azienda ti vuole riconoscere che tu fai un fatturato maggiore e ti permette di salire ancora di sconto, quindi arrivare al 50% di sconto, che non è male, che è lo sconto che ho io sui vari prodotti ed è interessante. Ovviamente questo ti permette di acquistare magari quel qualcosina in più che ti fa piacere di avere. In più, da qui parte anche poi quel concetto di guadagno, che non entriamo in merito stasera, però hai anche la possibilità non solo di comprarti i prodotti gratuitamente, ma eventualmente anche avere poi un piccolo guadagno per iniziare e avere i soldi direttamente che arrivano in banca. Ma questo è un discorso che se qualcuno di voi è interessato facciamo solo il cambio di codice, perché può succedere, a me è già successo che magari qualcuno dice ma la mia amica ha intenzione anche di prendere i prodotti, come facciamo? Certo, posso farlo io, ma li collego a me, ma anche io ritengo che sia più giusto, visto che l'azienda dà questa opportunità, che venga collegato al codice della persona che me l'ha portato, insieme facciano un fatturato che dà a tutte e due la possibilità di avere degli sconti maggiori. Quindi tutte e due sono contente e poi comunque sono più vicine, non so, sono persone che conoscete voi e quindi mi viene da pensare che sicuramente è la miglior cosa.
se ne può parlare, basta solo fare il cambio del codice e non succede niente. Non è che uno ha un obbligo di fare degli acquisti, non c'è niente, è uguale, identica la situazione, solo che hai questa possibilità in più. Bene, direi che ci sono degli, ecco, chi subentra poi con quel codice, vi dico, ha la possibilità di seguire poi dei corsi di formazione. In questo caso c'è un'accademia online che va proprio, che c'è tutti martedì sera, è una scuola che inizia alle 9, finisce alle 10:30, un'ora e mezza di formazione proprio per diventare anche coach, per dare anche indicazioni, per magari qualcuno che accompagniamo in questo percorso. Ci chiede, abbiamo la possibilità di dare qualche indicazione. Anche qui niente di obbligatorio, però si aprono delle possibilità nuove, quindi di fare dei corsi in più e di approfondire. Io ho finito, però passerei la parola alla counselor che ci spiega invece quello che sarà il percorso con lei, molto interessante, che faremo nei prossimi mesi. Claudia, vado, mi sconnetto solo. La connessione qua, interrompi condivisione e passiamo a Claudio, mi smuto. Ok, io invece mi sono smutata, mi sentite tutte? No, io mi ammuto, tu ti smuti. Tu ammuto, mi smuto. Ok, perfetto, sì, benissimo. Allora, intanto saluto tutti, come ci conosciamo, Tina è l'ultima arrivata, ho avuto il piacere di conoscerla in settimana. Allora, io farei un attimo un discorso generale per le persone che poi eventualmente sentiranno il video. A questo punto, se hai registrato, possiamo fare un discorso anche un po' più aperto a chi magari appunto è nuovo e vuole sapere che cos'è la mappa. Allora, intanto io sono un counselor e cosa faccio? Nella vita mi occupo di relazioni, mi occupo di fare in modo che le persone vivano a pieno la loro vita, mi occupo di accompagnarle nei momenti difficili della loro esperienza e di aiutarle anche a raggiungere gli obiettivi che scelgono di raggiungere, che magari da sole non riescono a fare. Nella mappa il mio ruolo è un po' più specifico, poi lo vediamo poi quest'anno ancora di più, nel senso che anche noi ci siamo un po' affinate, no, in quello che è poi la richiesta della mappa, le sono le vostre richieste. Il mio ruolo è quello di supportare e accompagnarvi nel mantenere alte le vostre motivazioni, soprattutto da partire insomma da adesso in avanti lavorerò più in questa direzione qua. Quindi quello che io offro e la MAFA offre rispetto al mio ruolo è quello di darvi la possibilità di fare tre colloqui nei quali, soprattutto nel primo, noi visualizziamo insieme quello che è l'obiettivo di benessere generale che le persone si danno, che voi vi siete dati con Alessandra, no? Che quindi è sicuramente un obiettivo più specifico legato magari al dimagrimento, magari legato all'attività fisica, quindi molto più concreto. Con me sì, si affronta quel tipo di obiettivo lì, ma si vede a che punto siamo, no? A che punto siete nella vostra vita, cioè in che cosa state immettendo quegli obiettivi importanti che stabilite con Alessandra, no? Quindi come state nella vostra vita, come state vivendo nel momento stesso in cui voi scegliete di mettere la mappa, perché poi lo vediamo poi insieme, spesso la difficoltà che poi emerge è quella di non riuscire a portare avanti quello che si è stabilito, un po' perché uno viene preso dall'entusiasmo, dalla decisione faccio delle cose nuove, in realtà poi non ha visualizzato bene, no? In che cosa sta mettendo questo nuovo obiettivo e quindi poi c'è il rischio che poi uno abbandoni perché si sente frustrato, perché non raggiunge gli obiettivi. Quindi nel primo incontro facciamo proprio una valutazione, una visione di quello che è il momento presente e anche quelle che sono le resistenze, no? Le difficoltà che la persona percepisce nel pensare di mettersi in moto, di attivarsi per raggiungere l'obiettivo. Nel secondo colloquio, e quest'anno appunto lo vorrei mettere un po' più specifico sul com'è, no? Com'è fare qualcosa per se stessi, no? Quindi se è semplice, se è difficile, se si riesce, no? Proprio nel concreto a prendersi quello spazio, perché poi Alessandra voi la conoscete, poi chi la conoscerà, lei è molto
no, vi bacchetta, no? Tutti i lunedì vi chiede, no, i risultati. E questo è importantissimo, no? Perché c'è qualcuno che vi sprona. Dall'altra parte bisogna anche riuscire a resistere, no? A stare in quel pezzo lì, che sicuramente è la situazione ideale per poter raggiungere poi gli obiettivi, no? Se pensiamo appunto a quello che dicevi tu, no? Delle persone che hanno perso 15 kg in 3 mesi, non sono pochi. E non sono pochi, ma è grazie anche proprio a questo battere tutti i lunedì, mandatemi i risultati. Proprio per vediamo passo dopo passo dove siamo, e quali resistenze incontriamo. Quindi mentre lei si occupa un po' di più della parte concreta, nel mio vediamo proprio quali sono le altre resistenze, che possono essere quelle della vita quotidiana, quelle dei familiari, quelle che incontriamo nelle nostre relazioni, con le nostre amicizie, no? Quindi quello che può essere di ostacolo al nostro raggiungimento. E poi dopo un certo periodo faremo un altro colloquio adesso con chi quest'anno non l'ha ancora fatto, lo farei adesso a settembre, proprio inteso come un colloquio sulla ripartenza. E lo farei sempre in questo mese qua, più o meno settembre, in cui dopo l'estate, che l'estate è anche un periodo in cui uno si lascia anche un po' andare, no? Perché le vacanze portano anche questo, in darsi di nuovo un input a ripartire. Questi sono i colloqui che faremo singolarmente, quindi sono 3 colloqui durante il corso dell'anno. Poi le persone, voi siete invitati a contattarmi nel momento di bisogno. Questo ad oggi, lo dico, non è stato tanto colto, ma io ve lo ribadisco, nel senso che c'è la mia disponibilità, non in quella modalità come fa Alessandra, perché lei è proprio più tecnica. La mia modalità è: se avete bisogno, fatevi sentire voi. Fa parte del percorso anche sentire che ho bisogno, e allora lo faccio presente. E quindi ci possiamo parlare e vedere quali sono le resistenze, quali sono le difficoltà. Altra cosa importante che quest'anno voglio anche sottolineare un po' di più, anche per i nuovi, è la dimensione del gruppo. Quindi con la mia parte faremo una serie di incontri, che sono un incontro al mese, adesso le faremo da qui a dicembre, giusto? Faremo ancora questi ottobre, novembre, dicembre. Serate formative, no? Serate di gruppo in cui veramente ci confrontiamo con le altre persone che fanno il nostro stesso percorso, che stanno affrontando magari le nostre stesse difficoltà o hanno i nostri bei obiettivi, e facendo dei laboratori. Quest'anno il tema del laboratorio saranno le tecniche per rimanere motivati. Quindi io darò proprio degli strumenti per potervi aiutare da soli a rimanere motivati. Quindi è importantissimo che quest'anno ci siamo, perché lavoreremo proprio in modo specifico per acquisire degli strumenti che poi vi possono servire nella mappa, ma anche poi insomma per gli altri obiettivi di vita che avete. Quindi questo è un po' l'invito. Il fine, sempre ultimo del mio pezzo, è lavorare sulla consapevolezza, perché consapevolezza intesa come noi siamo autori della nostra vita e quindi noi decidiamo per noi quello che vogliamo. Poi insieme riusciamo a fare dei passi, e qui appunto siete accompagnati, non siete da soli nel scegliere anche quali sono i passi giusti da fare. Quindi nell'ottica di questa consapevolezza, per vivere appieno la nostra esperienza. E direi questo. Ale, c'è qualcos'altro? Possiamo già dare le date dei laboratori, così dell'attività? Date, così le registriamo. Faccio solo, prima di dare le date, vi faccio solo vedere quello che più o meno è il sito che stiamo creando, ma piccolino, da cui avrete il link, così ci sono anche le testimonianze vostre che mi avete comunicato in questo periodo. Vediamo un secondo se riesco a... Vedete già la condivisione, sì? Sì. Aspetta che mi sposto di là, vi faccio vedere quello che mi avete mandato, così chi non me l'ha ancora mandato può mandarmi e mettiamo anche la testimonianza. Praticamente faremo un piccolo... Poi mano a mano lo andremo a... Adesso devo riuscire a fare la presentazione. Presenta, ok. Standard.
praticamente verrà in questo modo, viene a conoscere la mappa, che è un percorso di cambiamento a tappe con informazioni. Quindi se poi vi mando il link, avete la possibilità anche di spargere un po' la voce e far conoscere anche questo progetto. Parti con noi per questo viaggio, ti accompagniamo nel tuo viaggio verso gli obiettivi che ti sei prefissato, fino a 12 mesi insieme. Si può fare dal vivo online, perché cerchiamo di coinvolgere anche persone che non saranno proprio della zona. Adesso siamo tutti qua, però ci sarà poi anche spazio per chi è fuori. Che cosa offriamo? Offriamo motivazione, l'alimentazione e integrazione, le cose che ci siamo già dette. Qua abbiamo messo un pochino di alcune indicazioni di quelle che sono state le attività che abbiamo fatto quest'anno in mappa. E poi qua ci sono le vostre testimonianze, quindi Antonella che racconta un po' quello che è stato il suo percorso, magari poi ve lo mando il link così ve lo andate a leggere, le varie testimonianze, Laura, Silvietta che stasera non c'è, poi abbiamo Chiara che ha scritto una cosa bellissima, non ho potuto toglierla, gliel'ho messa tutta e poi vedremo come fare. Invece Monica, che è stata sintetica, ma leggiamola quella di Monica perché è significativa. Lo devo togliere. La mappa è uno strumento per mantenermi focalizzata sugli obiettivi di benessere condivisi con un gruppo di esperti che mi supportano e fanno il tifo per me. Mi sembrava molto... ecco. Mi sarebbe piaciuto addirittura utilizzarla questa frase dall'altra parte, perché aveva proprio nella spiegazione della mappa, perché coglie proprio quello che vuole essere la mappa. E poi abbiamo messo anche questa parte finale, dà un po' la spiegazione di che cos'è la mappa. Si lavora su questi quattro pilastri: consapevolezza, corretta nutrizione, attività fisica, bla. Offre un servizio di consulenza motivazionale e nutrizionale per obiettivi di perdita peso, tonificazione, energia, anti-aging. Se vi viene qualche idea anche da suggerire per da aggiungere a questo piccolo sito, contattaci, l'indirizzo mail e il numero di telefono. Non ho messo questa foto, Claudia, non so. L'ho vista. Vabbè, avrei qualcosa da ridire, ma non fa niente, ormai l'avete vista tutti e boh. Possiamo cambiarla adesso stasera. Quegli occhiali di chi erano, tra l'altro, miei? Non ho idea, penso di sì, sono tuoi. No, mai avuti. Li avrei trovati lì, forse. Fantastico. Forse li avevano trovati, non so. Bene, questo è un po' il nostro piccolo sito con tutte le vostre. Chi non ha ancora mandato le testimonianze può mandarle, penso Sabrina, Federica che vogliono, e poi Tina quando avrà un pochino più di informazioni potete mandarle. Interrompo la condivisione, vi guardo tutte. Non so se qualcuno di voi vuole raccontarci un po' la testimonianza, qualcosa, se no... diciamo le date più o meno, io le ho qua sotto calendario. Sì, io le ho segnate. O anche se avete delle domande, dei chiarimenti. Noi siamo a disposizione. Magari qui interrompo la registrazione, così se qualcuno vuole.